Salve a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti alla seconda puntata di A Tu per Te Podcast, un podcast realizzato da Volumbrite con l'Informa Disabile, è un podcast che si occupa di argomenti informativi e di attualità relativi alla disabilità, che va in onda all'ora del tè. E siamo quest'oggi in compagnia di Cristian Tarasco, architetto dalla divisione delle infrastrutture e mobilità, servizio mobilità dolce. Quest'oggi tratteremo di argomenti circa la mobilità dolce per l'appunto, l'accessibilità e la sharing mobility, ma molto altro. Ti chiederei di presentarti, di dirci che formazione hai e di che cosa ti occupi per la città. Sì, io in realtà faccio un part-time per la città e sono anche un libero professionista. Per la città, nel nostro settore, ci occupiamo appunto di mobilità dolce, che è riferita a tutta la mobilità, la pedonalità, i sistemi di utilizzo della bicicletta, cioè tutto quello che ha una mobilità rallentata a misura d'uomo. Benissimo, quindi ci hai parlato di mobilità dolce. Vogliamo fare un affondo su che cos'è effettivamente la mobilità dolce? Aiutiamo magari chi ci ascolta a capirne qualcosa di più. Ma la mobilità dolce viene considerata come una mobilità lenta anche, nel senso può essere una mobilità di una persona che cammina semplicemente a piedi, che ha una velocità più o meno di 4-5 km orari, come può essere anche una mobilità data da un movimento tramite un mezzo come la bicicletta. Poi negli ultimi anni, dal 2018, è partita tutta una normativa sulla micromobilità, quindi sull'utilizzo dei monopattini, dei Segway, oppure bici elettriche, cose così, che fanno comunque parte di questo tipo di mobilità. Noi ci occupiamo all'interno del nostro settore di mettere in sicurezza determinati percorsi, sia per le persone, quindi lavoriamo sulla pedonalità, creando magari degli spazi dedicati alla sicurezza, ad esempio facciamo delle isole attorno agli incroci per ridurre la percorrenza sul tratto di attraversamento, quindi facciamo un'isola di protezione all'inizio e alla fine dell'attraversamento, stringendo l'asse stradale per consentire anche una riduzione del traffico veicolare sull'attraversamento. E di questo effettivamente ti occupi con il Comune di Torino, quindi Sì. queste sono alcune, diciamo, delle soluzioni che adotta il tuo ufficio, l'ufficio dove lavori per la città, per migliorare per l'appunto questa O mobilità la dolce. realizzazione anche delle piste ciclabili con la mia collega che si occupa di quello, è specializzata proprio in quel settore, e individua sia il percorso che è comunque realizzato in base a tutto uno studio del movimento delle persone all'interno della città e ha creato determinate direttrici di percorrenza per migliorare comunque i collegamenti all'interno della città con queste piste ciclabili, A proprio per lo proposito, sviluppo della mobilità dolce. certo, a proposito di mobilità ancora, stavamo ragionando a telecamere spente relativamente a quel servizio in collaborazione con 5T che sappiamo si chiama Mobility as Service. Mobility as a service, As a sì. Service. Ci raccontavi che è un servizio della città Sì, che deve partire che deve ancora. ancora partire, sappiamo che deve Sì. partire, un'idea abbastanza futuristica che consiste in un... Ma non poi così tanto futuristica, cioè ci stanno già lavorando sopra, Bene, adesso ottimo, vedremo. questa è un'ottima notizia. Che fondamentalmente consiste nell'avere una tessera utilizzabile per tutti quei servizi di sharing oppure anche soltanto di mobilità GTT. Vuoi parlarci di questo Ah servizio? sì, allora è partito un po' tutto da livello nazionale, che erano questi buoni mobilità. E noi come città e come regione Piemonte, almeno loro come città e come regione Piemonte, avevano pensato a questo sistema di utilizzare questi buoni mobilità un po' su tutti i sistemi di mobilità. Quindi si tratta di utilizzare un'unica tessera con cui tu puoi pagare e quindi fare una ricarica su questa tessera,
usufruire di diversi servizi, cioè puoi utilizzarla per prendere il treno, come puoi utilizzarla per prendere l'autobus o il tram, oppure affittare anche i monopattini, le biciclette, il car sharing, e tutto quello che riguarda un servizio dedicato alla mobilità della persona. Bene, a proposito, visto che stiamo parlando dello sharing, della sharing mobility, avremmo piacere di ragionare all'interno dello sportello Informa Disabile. Sono pervenute un sacco di critiche anche a questi servizi, soprattutto privati, di free floating. Quindi tutti quei servizi che ti permettono di noleggiare un mezzo di trasporto come i monopattini o le bici, che poi però vengono lasciati tante volte sui marciapiedi e quindi vanno a minare l'accessibilità dei Sì, marciapiedi. avevo fatto proprio un intervento in occasione del 3 dicembre dell'anno scorso, sulla questione dell'accessibilità e delle problematiche date dalla micromobilità, dove venivano lasciati magari i monopattini oppure le biciclette in free floating. Sappiamo che ci sono anche dei discorsi relativi all'utilizzo di questi mezzi di trasporto che possano diventare accessibili a loro volta. Ad esempio, il servizio della città, l'autobike, Sì. si stava ragionando sul mettere a disposizione delle handbike per Sì, persone con allora disabilità. l'handbike in realtà è un servizio che è già attivo. È un servizio che è partito da un consigliere di circoscrizione 1, assieme alla sua associazione, ha messo a disposizione 5 handbike, che sono semplicemente delle biciclette che si possono guidare con l'utilizzo degli arti superiori anziché quelli inferiori, e consentono a una persona con disabilità di potersi muovere con questo sistema. Una bicicletta per disabile viene definita in bike. Certo, questo sicuramente è uno di quegli effetti positivi che ha la sharing mobility sulla città. Esistono delle politiche, facendo un passo indietro, esistono insomma, delle soluzioni che la città sta pensando per evitare che questi servizi di free floating, invece che non hanno la stazione dedicata come può essere Tobike, per evitare che le persone lasciano i Sì, è un mezzi di problema che non trasporto? abbiamo ancora, cioè che la città non ha ancora risolto, che abbiamo ricevuto un sacco di lamentele, un sacco di fotografie, segnalazioni e tutto quanto. Immagino. Consiglio comunque alle persone con disabilità di chiamare il pronto intervento della polizia urbana, fare comunque multare questo sistema di comportamento, perché poi alla fine lì non è questione della società che deve gestire la cosa, ma è la questione proprio un po' di educazione civica da parte del cittadino. Società che peraltro sappiamo che operano già in una sorta di sensibilizzazione, no? Per quanto Sì, riguarda perché queste ad cose. esempio molte di queste società, almeno molte, alcune danno la possibilità, anzi danno la possibilità, obbligano, perché se no continui a pagare l'affitto del monopattino, di mandare una foto del posto dove hai depositato il monopattino. Quindi verificano, hanno già una checklist di verifica immediata su dove il conducente lascia, cioè conducente, che utilizzi l'usufruitore lascia il monopattino, in modo tale che controllino che non siano davanti a un passaggio pedonale o Certo. davanti a un portone oppure attaccato a una vetrina. Assolutamente sì. Sappiamo che ci sono delle zone nevralgiche nella città dove viene utilizzato il servizio di sharing mobility e nella fattispecie noi sappiamo, grazie all'osservatorio, che le stazioni di Tobike più utilizzate sono vicino alle Sì, stazioni questi del sì, treno. sono dei dati stati all'interno del comune. Abbiamo verificato che comunque il maggior utilizzo è nei pressi delle stazioni ferroviarie, perché comunque viene utilizzato come mezzo di mobilità, di interscambio per fare l'ultimo miglio. Certo, ma
potrebbe essere una soluzione anche concorrenziale, se vogliamo, quella di aumentare il numero di stazioni o manutenere quelle che già ci sono di Tobike, in modo tale che la gente sia, le persone che hanno deciso di utilizzare questa micromobilità, così che possano utilizzarlo più spesso e quindi evitare quindi di lasciare il free floating in giro per i marciapiedi? Ma sicuramente la soluzione ideale sarebbe riuscire a mettere un sistema di base station come Tobike anziché di free floating come altri operatori, perché lasci praticamente la bicicletta in un posto sicuro che non va a danneggiare la mobilità delle altre persone. Bene, questo discorso mi fa venire in mente una cosa, ovvero il concetto di accessibilità, no? Tante volte le persone che non hanno disabilità non si rendono conto, forse, al di là dell'educazione di ognuno, che sicuramente può essere maggiore, molte persone non sanno che cosa voglia dire accessibile o non accessibile, non riescono forse a immedesimarsi in che cosa significa questa cosa. Finché non hai una problematica. Finché non hai una tua problematica, forse non ti tocca, e quindi, ahimè, è così. È un discorso che volevo affrontare insieme a te, che so che magari, in quanto anche architetto, te ne curi, soprattutto per quanto riguarda il discorso barriere architettoniche. Quando effettivamente un luogo viene considerato accessibile, chi si occupa di certificarlo in quanto accessibile? Allora, una certificazione, in realtà non c'è una certificazione, c'è comunque una normativa che va a indicare come realizzarlo. La normativa sarebbe un po' da rivedere, perché comunque il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è una legge che comunque risale all'86. Il primo decreto ministeriale sull'effettivo abbattimento delle barriere architettoniche è incentrato soprattutto sull'edilizia abitativa privata, perché è un po' il fulcro, è una cosa abbastanza personale della persona per riuscire a vivere una qualità della vita. E successivamente, dopo il decreto ministeriale, è uscito il DPR 503, che ha allargato l'idea di accessibilità anche alle parti di suolo pubblico, quindi ha allargato tutta la questione dell'accessibilità anche dei servizi, che possono essere servizi museali, come uffici pubblici o comunque uffici aperti al pubblico, teatri e tutto quello che è inerente con la possibilità che un pubblico possa entrare in un determinato locale. Ma quando parliamo di queste normative, parliamo comunque di normative nazionali? Sono normative a livello nazionale. Sì. Esiste qualche normativa anche a livello internazionale? A livello internazionale, a livello europeo, stanno lavorando per cercare di creare proprio una carta. A parte che già nel 2006, con il trattato sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU, nel 2006 hanno definito una sorta di carta sulla disabilità, cioè più che altro per dare pari opportunità alle persone con disabilità nella vita quotidiana, nel contesto in cui si vive. È stata poi rettificata a livello italiano nel 2009, anche se è stata rettificata, la questione di abbattimento è un discorso a parte. Bisognerebbe proprio parlare di pura accessibilità. Adesso ci sono tanti piani come il PUM, il piano urbano della mobilità sostenibile, che sono incentrati soprattutto sulla sostenibilità prevalentemente ambientale, ma anche legata comunque all'accessibilità dei manufatti realizzati o nella pianificazione da realizzarsi sul territorio. Certo, ti chiedevo esattamente questo, perché è d'attualità, ne parlavamo anche di questo a telecamere spente, è d'attualità quella vicissitudine che si è venuta a creare al COP26 di Glasgow. Sì. Raccontaci di questo ma aneddoto. Guarda, a me mi ha lasciato veramente scioccato, perché pensare che
a Glasgow, dove fanno proprio uno specifico incontro sulle questioni ambientali, si siano dimenticati dell'accessibilità, cioè che arriva il ministro israeliano in carrozzina perché è affetto da SLA e non poter accedere al convegno. Mi Al sembra una convegno cosa, COP26 di mi sembra una Glasgow, cosa incredibile. effettivamente Comunque, sì. mi viene un po' da sorridere, però uno si rende conto che comunque delle persone che non affrontano quotidianamente la problematica non si rendono proprio conto della problematica che hanno determinate persone, perché poi alla fine è una questione solo ambientale, la disabilità, cioè almeno sotto il mio punto di vista da architetto, la disabilità è creata dall'ambiente che uno vive, che ha attorno, cioè se l'ambiente è progettato bene, non crei disabilità nella persona che affronta la vita quotidiana all'interno dell'ambiente. Sì, forse più che non crei la disabilità, non crei un handicap direttamente. Sì, c'è Quello è una un cosa problema. un po' diversa. Handicap addirittura è una persona, è una, ma Noi una sappiamo che un questione. handicap è una questione ambientale, no? Se Ma tu sì, sei una persona con l'handicap. In disabilità. realtà la parola handicap è una derivazione dall'inglese. Lo utilizzavano come termine soprattutto nell'equitazione, in cui davano un determinato handicap, ad esempio nella corsa di cavalli, mettevano un fantino, aggiungevano del peso a un fantino che era troppo leggero, in modo tale da equilibrare poi tutta la competizione. Quindi questo ci fa venire in mente che non è una questione personale, bensì una questione ambientale, no? Che Certo. va, l'handicap è ambientale più che la condizione in cui si è. Sì. Ok, bene, sotto questo aspetto mi sarebbe piaciuto fare un po' un affondo su, insomma, cercare di sensibilizzare chi ci guarda, chi ci ascolta, sulle differenti prospettive, no? Relativamente all'accessibilità, perché banalmente per una persona, per un bipede, uno spazio accessibile è uno spazio in cui ci si sta con il nostro corpo e basta, mentre invece per quanto riguarda una persona con disabilità, magari motoria, che si deve muovere su una carrozzina, cambia, no? La concezione. Volevo sapere intanto il tuo punto di vista, raccontare magari qualche tuo aneddoto personale ed eventualmente se questo all'interno del tuo lavoro ti ha aiutato un pochino a decodificare meglio, no? Le richieste e le istanze dei cittadini, così da rendersi conto più o meno se effettivamente la tua stessa condizione ti ha aiutato nelle tue progettazioni. Diciamo di sì, perché alla fine, almeno nel settore in cui lavoro, che mi occupo per la maggior parte, per la stragrande maggioranza sugli abbattimenti Infatti. su suolo pubblico, sì, anche perché comunque ragionando con la mia disabilità mi ha portato a fare un confronto, ho fatto anche un corso sul disability management, in modo tale da riuscire anche a comprendere le difficoltà di altre tipologie di persone con disabilità, ad esempio i non vedenti. Ad esempio, per loro è fondamentale in fase di attraversamento avere una piastrella podotattile che ti indichi il momento in cui tu stai passando dal marciapiede alla strada, quindi sia una situazione di tranquillità e di non pericolo, una situazione di pericolo perché sei in fase di attraversamento dove sai che magari su una strada rischi di essere investito da un autoveicolo. Ma anche per quanto riguarda ad esempio i segnali acustici degli attraversamenti pedonali, ti intendevo Allora, i segnali direttamente. acustici negli attraversamenti sono realizzati più che altro in quegli incroci semaforizzati, quindi hai un semaforo con il pulsante di chiamata per l'avvisatore acustico, in modo tale che in fase di attraversamento col verde c'è questa segnalazione acustica che guida la persona con disabilità visiva nella fase di attraversamento e gli indica che quella fase è fase sicura perché è una fase del verde.
quindi di possibilità di poter accedere. Sarebbe bellissimo riuscire ad avere una città completamente accessibile anche sotto questo aspetto. Sappiamo che non tutti gli attraversamenti hanno segnali acustici, sarebbe una lo bella so, iniziativa. Però Torino è abbastanza all'avanguardia. Noi abbiamo più o meno all'incirca un 600 semafori disposti all'interno degli incroci e più di 100, 100 mi pare oramai siamo arrivati a 120, quindi più o meno un sesto di quello realizzato è già dotato di avvisatore acustico. E che cosa... Poi, sì, scusami. Poi possono esserci un sacco di altri problemi, questi sono vandalizzati e tutto quanto, però anche lì è una questione di educazione civica. E su questo che non ci piove, certo. Purtroppo non riusciamo ancora... Ma che cosa serve, cioè... Tu mi dici che c'è un determinato numero di segnalatori acustici in determinati semafori, perché non in tutti? È una domanda un po' provocatoria. Ma non in tutte, anche per una questione di costi. Certo. All'inizio lo mettevamo su un incrocio classico, sui quattro angoli, che ti consente di fare tutti e quattro gli angoli. Poi... abbiamo per ridurre un po' i costi lo mettevamo solo sui tre lati, quindi uno poteva fare il giro e utilizzare il percorso tramite il passaggio dei semafori e vedere di fare un giro più lungo, ma riuscire comunque a completare il suo percorso. Ok. In sicurezza. Sì, io continuo. Perché è una questione di sicurezza più che altro. E certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma anche le isole che creiamo, isole pedonali di protezione con la riduzione del percorso di attraversamento, servono anche alle persone non udenti, perché comunque le mettono meno a, sono soggette meno al pericolo in un percorso più breve. Ok, molto bene. Io continuo ad essere della mia idea che sarebbe bellissimo poter avere degli investimenti relativi al rendere maggiormente accessibile la città, ma insomma capisco che ci siano anche altri costi per la micromobilità. Bene, vorrei fare vorrei ragionare un attimo su quelli che sono i canali di informazione e di approfondimento, no? Noi abbiamo il portale dell'Informa Disabile, che è un punto di riferimento, no? per le persone con disabilità, che non soltanto rimbalza anche notizie di giornali, promuove progetti di sussidiarietà sul territorio. Esistono altri canali dedicati ai cittadini con disabilità, magari con particolare riferimento alla mobilità, oppure ci sono degli sportelli fisici attivi sul territorio? Ma attualmente siamo riusciti a unificare e portare all'interno del Palazzo dei Lavori Pubblici proprio l'ufficio dedicato alla consegna dei CUD, che sono i contrassegni unici, il contrassegno unico disabili europeo, che consente di poter far circolare una macchina in ZTL, certo. con questo contrassegno devi comunicare ovviamente le carte, le targhe, e poi ti consente di parcheggiare nei parcheggi generici per le persone con disabilità all'interno del territorio torinese. Che sono quelli senza il numero. Invece per avere il parcheggio sotto casa o sotto l'ufficio riservato esistono delle specifiche... Sempre all'interno del sito del Comune di Torino c'è tutta la modulistica, ci sono tre tipologie di modulo, c'è quello dedicato alle persone maggiorenni, quello dedicato alle persone con età inferiore ai 18 anni, quindi viene compilato ovviamente dalla patria potestà, e poi c'è quello generico in caso in cui la persona con disabilità non sia in possesso di un autoveicolo o la famiglia non è in possesso di un autoveicolo e quindi gli viene concesso di realizzare nelle strette vicinanze dell'abitazione comunque uno stallo generico per sopperire a queste problematiche. Ma tutte queste informazioni qui sono, e non solo, anche le richieste, sono tutte digitalizzate oppure esistono anche degli sportelli in cui eventualmente andare ci sono degli orari? Numeri di telefono, degli orari, sono... adesso vado a cercarmi, mi sono Prego. Portato un po' di documentazione. Hai fatto bene. Per,
per essere il più perché preciso non è possibile. Proprio, non è il nostro settore specifico. Vai, sentiamo. Allora, ci sono dei numeri di telefono che sono ad esempio 011 011 33 132 e poi c'è un'email che è parcheggi.h@comune.torino.it. La modulistica la si trova sul sito del Comune di Torino facendo una ricerca sulla richiesta di parcheggi e persone con disabilità, certo. E si trova appunto questi tre tipologie di moduli per poter fare richieste. Benissimo. Il vantaggio è che con la pandemia comunque la pubblica amministrazione ha avuto una forte spinta sulla digitalizzazione e la richiesta del parcheggio, lo stallo per disabili si può fare tutto in via telematica. Bene, però ottimo. Chi necessita di un ufficio c'è comunque l'ufficio. E dove si trova? Ripetiamolo. In piazza San Giovanni 5. Okay, tu puoi andare sia a prendere, quindi richiedere il CUDE, oppure in caso, perché ha una durata di 5 anni, devi rinnovarlo, vai sempre in quegli uffici lì, oppure se devi fare una domanda per la richiesta di uno stallo a personam sotto proprio abitazione sotto l'ufficio, vai sempre in quel posto lì ed è tutto unificato. Non mi ricordo se li hai già detti, ci sono degli orari specifici di questo sportello? Questo sì, allora il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30. Ok, molto bene, quindi nel caso in cui qualcuno dovesse questo avere questo si bisogno può trovare anche sul sito di Informa Disabili. Perfetto, infatti stavo per lasciare i riferimenti. Ovviamente tutte queste informazioni sono trovabili all'interno del sito Informa Disabile, e se non basta il sito potete seguire anche la pagina Facebook dove verrà caricato anche questo podcast. Bene, ti ringraziamo, grazie mille per essere stato qui in nostra compagnia, spero che sia stato di tuo gradimento. Sì, anche il tè, soprattutto adesso il tè. Devo ancora berlo, ma adesso lo assaggiamo insieme. D'accordo, allora grazie ancora e grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima puntata di A Tu Per Te Podcast. Grazie a voi.